Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono le mie recensioni, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare, voglio ringraziare lo sponsor di questo episodio, 1001 Birre. 1001 Birre è il beer shop online che ti offre una vasta scelta tra centinaia di birre artigianali italiane e straniere. Sul sito di 1001 Birre troverai tutti gli stili di birra che raccontiamo in questo podcast e molti altri ancora, per non fermarti alla prima. Inserisci il codice BARLEY1001 in fase d'acquisto per ottenere un 5% di sconto immediato. Oggi parliamo di un documentario del 2022 disponibile su Disney Plus e vi avverto, ci sarà qualche spoiler. Il documentario si intitola Fire of Love, è diretto da Sara Dosa e prodotto dal National Geographic. Immaginate un mondo senza internet, senza lo streaming, senza i reel o le storie Instagram che vi mostrano 24 ore su 24 come è fatto il mondo. Quel mondo sono gli anni 70-80, gli anni in cui i due vulcanologi Katia Conrad e Maurice Kraft hanno girato il mondo per studiare e catalogare tutti i vulcani attivi del pianeta. Quello che rende unici questi due scienziati è l'approccio visivo al loro lavoro, alle loro ricerche. Per una strana alchimia e per la fortuna di chi ha dovuto montare questo documentario, Katia e Maurice hanno realizzato delle riprese in 16 mm dei loro studi davvero meravigliose. Di documentari sui vulcani in streaming ce n'è a centinaia, alcuni anche di firme illustri come Into the Inferno di Werner Herzog, ma vi assicuro che a livello visivo niente vi farà l'effetto di Fire of Love. I due vulcanologi non avevano paura di niente. Li vediamo letteralmente montare una tenda all'interno della bocca di un vulcano per non perdersi la fuoriuscita della lava, per non perdere la possibilità di riprendere quelle forme, quei colori, quell'incontro tra gas, roccia e terra che è davvero l'impronta più primitiva del nostro pianeta. Sul pianeta Terra, prima di noi esseri umani, c'erano i vulcani. Le immagini, montate alla perfezione da Sara Dosa, sono accompagnate dalla voce fuori campo dell'attrice Miranda Giuli, che con un tono molto dolce, molto romantico, recita degli estratti di lettere e di diari di Katia, che rende la visione del documentario ancora più intima. Fire of Love, infatti, non racconta solo i vulcani, ma racconta la storia di Katia e Maurice come la più grande storia d'amore di tutti i tempi. E devo ammettere che da un punto di vista puramente matematico, di calcolo delle probabilità, la storia d'amore tra questi due scienziati ha veramente dell'incredibile. Entrambi nati in Alsazia, Maurice rimane estremamente affascinato dallo Stromboli durante una vacanza in Italia da bambino con i genitori. Katia le succede la stessa cosa, ma con l'Etna. Si incontrano e si innamorano nel 1966 e non solo condividono una passione infinita per la vulcanologia, ma condividono anche la visione di come vogliono raccontare i vulcani al mondo. In un certo senso la loro visione dei vulcani era estremamente pop. Non esagero quando dico che la qualità delle riprese di Katia e Maurice, pur essendo due video amatori, è incredibile, veramente incredibile. Vediamo queste immense nuvole di fumo che fuoriescono dai vulcani e sembrano mangiarsi il cielo, e questi fiumi di lava che creano delle geometrie che ricordano un mandala e che sembrano paradossalmente innocue da quanto sono belle, pur raggiungendo i 1200 gradi. Siamo alla sublimazione del concetto di anima gemella. Questi due scienziati non si sono fermati davanti a niente, neanche alle situazioni climatiche più ostili, e i loro studi non sono solo belli da vedere, ma sono stati fondamentali, per esempio, per stilare i piani di evacuazione di zone ad alto rischio di eruzione vulcanica. I loro studi hanno permesso al mondo di capire, di leggere il comportamento dei vulcani e quindi di renderli non pericolosi per l'uomo. Katia e Maurice muoiono insieme nel 1991. Durante le riprese ai piedi del vulcano Hunzhen in Giappone
si spingono troppo vicini al monte a causa di una nebbia che infastidisce le riprese della telecamera. E un attimo e sulla fiancata di questo monte si apre una voragine da cui fuoriesce un mostro di gas, polvere e roccia che li travolge. Di Katie e Maurice materialmente rimangono solo una macchina fotografica e un orologio, ma la loro eredità scientifica, ma anche visiva a questo punto, è ben altro. Fire of Love è uno dei documentari più belli che abbia mai visto in vita mia. Fa veramente riflettere su cosa sei disposto a fare per quello che ami e per chi ami, quanto sei disposto a rischiare, ma soprattutto fa sognare un amore così grande da diventare immortale. E adesso che birra abbiniamo a questo documentario? La birra che ho deciso di abbinare a Fire of Love è la Eus del birrificio South Soul, giovane realtà della provincia di Caserta. Trovate il link al loro sito in descrizione. La Eus è una Rauchbier, una birra affumicata, una ricetta tradizionale tedesca che parte da un processo di affumicatura del malto in forni dove viene fatto bruciare di solito del legno di faggio e dove il fumo che fuoriesce dal legno che brucia entra in contatto diretto con il malto con cui successivamente viene prodotta questa birra. Il malto, come una spugna, si impregna dei fumi del legno e riporta questi sentori anche alla bevuta. Quindi è una birra che ricorda la cenere, l'odore di caminetto e sembra davvero una birra nata da un vulcano. Tra l'altro anche il nome di questa birra è un omaggio al nome latino del Vesuvio, Vesuv Eus. Ringrazio ancora lo sponsor di questo episodio, il sito 1001 Birre. Inserite il codice BARLEY1001 per uno sconto immediato del 5%. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.